Ehi, la ciurma! Io sono Mazzatesse e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest. Piccola, piccola premessa. Sono tipo stanco, morto, distrutto. Non so neanche se questo video riuscirà ad uscire sabato, o se uscirà più tardi. Ho avuto dei problemi con la scheda video, con OBS per causa della scheda video, per questioni di aggiornamento driver che non funzionavano, e CC, e cocò, e qua, e là. In più devo tenere una conferenza oggi e niente, quindi devo pensare anche a quello. E mi è andata via tutta la giornata oggi, sto dicendo sabato, insomma, perché sto registrando questo video proprio sì, sabato. Cosa voglio dire? E niente, avevo questa conferenza oggi a cui dovevo partecipare, dovevo fare un intervento anche io. E quindi dovevo esserci, non ho avuto possibilità di dedicare tempo a registrare il video. Gli scorsi giorni ho avuto un po' di casini a casa, insomma, diciamo, casini a casa. Non casini politico, mi dissocio da ogni politicamente politico. Stanotte ho dormito 1 ora e mezza, cioè tra le 2:30 e le 4, perché dovevo prendere il treno alle 5 per venire a fare questa conferenza. Quindi, boh, GG, non sono neanche andato al Games Week, non so neanche se andrò al Lucca Comics. Tra l'altro, se qualcuno di voi va al Lucca Comics, mi dica qualche cosa. Questo è un episodio un po' gigioso, diciamo. Volevo più che altro duplicare un po' questi affari e vedere se riusciamo a farci qualcosa con queste. Perché in fondo qua abbiamo fatto una bella stanciona, una bella nostra cucinetta. Cic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 
polvere, bisognerà pure mettere posto. Intanto lasciamo aperta quella porta che prende un po' d'aria. Oh, ok, molto meglio. Qua si è spento il fuoco, non è ancora acceso, perfetto. Anche perché per spegnere la lava ce ne voglio vedere. Allora, io vorrei fare questo che cos'è? Strawberry, abbiamo una torta di strawberry, sì. Rose strawberry pie. Allora, dai, ce ne servono tre. Tre ce le abbiamo, possiamo provare a farlo. Poi per fare l'altro, poi il basket with strawberry pie. Ne servono tre. Quindi non possiamo. Però vabbè, non importa. Farina e due zucchero. La farina, per fare la farina ci vuole il grano. Per fare la farina ci vuole il grano. Per fare il grano ci vuole il grano. Per fare il grano ci vuole la farina di grano. Tra l'altro è molto sconveniente stare saipe e infatti per questo odio abbastanza Mindtest per quello che riguarda l'agricoltura. E tra l'altro sono molto tentato dal cambiare la saipe perché 4 unità di grano, che sono un casino da coltivare, non ci sono delle farm automatizzate, ti danno un'unità di farina. Ok, che è realistico, cioè. Ragazzi, qua parliamoci un po' seriamente. Gli sviluppatori di Mindtest hanno nella testa quella fissazione proprio malata, e io dico malata, sì, volutamente io dico malata, perché secondo me è malata, che il gioco deve essere verosimile. Cribbio, è un videogioco, non può essere verosimile. Non può essere verosimile. Scusa, ci fosse una torcia appesa qua a testa in giù, brucierebbe tutto il legno. Che cribbio? Non può essere verosimile, quindi non farmi ste cavolate qua. Insomma, che dico, deve essere difficile, deve essere verosimile, deve essere qua, deve essere là, deve essere su, e deve essere giù, e deve essere tiffettaff. Ticket, ma ticket, tac, che ti tac, tac, come tac, ti tac, ti tac, ticket, tac, ok. Dicevo, non deve essere verosimile come la realtà. Cioè, non deve essere simile alla realtà. Crebbi, è un videogioco. Dammi più farina per sto Kaiser di grano. Cioè, un grano, una farina, metti. Due grano, una farina. Massimo, massimo, proprio se vuoi fare il pezzente, proprio detto, tre grano, una farina, no? Come fai tre grano, un pane in Minecraft. Ma tra l'altro in Minecraft puoi farti una Kaiser di farina.
farm semi-automatica. C'hai la redstone, metti dell'acqua che fa venire giù tutto e hai solo da piantare. Ma qua neanche con la mesecon, perché l'acqua non rompe quella roba là. L'acqua non la rompe! Dammi una restore più coisor di sensata! Nel senso, noi facciamo così, no? Prendiamo questo, clicco sempre con il pulsante sbagliato. Bello, no? Il grano è un blocco assolutamente solido. Quindi l'acqua non gli fa un fico secco di niente. Non c'è una possibilità di automatizzare questo neanche tramite mod. Cioè, se c'è qualche mod nuova che non conosco. Questo non lo sapevo. L'acqua fa sparire l'erba. Lo conta come un blocco solido sopra. Boh. Vabbè, comunque. E dicevo, non c'è neanche nessunissima mod che aiuta questa roba qua. Quindi 4 unità di grano, una di farina. Poi voi scrivetemi qualcosa nei commenti a riguardo. Ma secondo me è proprio un furto, dai, insomma. Un furto assurdo. E così cuociamo. La cuoci, scusa. Quanto ci mette a cuocere una torta? Oh, ci mette parecchio a cuocere una torta. Cooked strawberry pie. Però io questa la metterei di là e non vorrei mangiarla neanche provando a prendere del danno perché mi interesserebbe più che altro fare il basket. Voglio vedere, provare a fare il basket e vedere come funziona, insomma. No, questi sono dei blocchi. Allora andiamo qua sopra e posiamo la cooked strawberry. Thank you for your di servizio. E lasciamo anche un po' di zucchero, dai. Comunque, secondo me, cioè, è illegale come non lo so, come andare in motorino senza casco, cribbio. Cioè, per raccogliere tutto sto grano qua ci devi mettere un fracco di tempo, per ripiantare un altro fracco di tempo. Non hai un chunk loader per cui devi stare tipo qua per aspettare che cresca questo grano. Poi questa storia che del fatto che deve avere solo aria sotto, non puoi sopra non puoi neanche fare le piantagioni sottoterra adesso. Perché sì, facciamolo più realistico. Questo mi fa schifo di Mindtest. Scusate, ha un sacco di buone potenzialità. Mindtest è sviluppato bene, ha del bel codice anche. Ma questo fa proprio schifo. C'hanno in sta testa malata del fatto di renderlo verosimile. Cribbio, managgia, ma c'è proprio da diventare pazzi con questa roba. Pazzi, proprio sclerati, ma proprio da. Good night. E sono in piedi, vabbè. Ah no, mi blocco. Sono. Ok. GG. Questo fa molto paura. E invece, sapete cosa stavo pensando? Stavo pensando a una cosa più interessante invece per automatizzare la farm di. Fare una farm di sugarcane. Perché ci sono nella mod tecnico pipeworks, forse nella pipeworks. C'è un node breaker che non ho mai provato, ma che potremmo andare a provare. E dovrebbe servire per rompere degli oggetti. Se per caso noi piazzassimo un node breaker qua, dovrebbe rompere solo quando c'è un oggetto, quindi quando è cresciuta la canna da zucchero. E mettere vari node breaker di seguito con dei Novacus Hopper, come si chiamano? Dei vacuum tube segment. Questi, insomma. Adjustable vacuuming pneumatic tube segment. Si potrebbe automatizzare la questione là. Questi non si possono automatizzare. Io per questo sono un po' alla Marcus Cronin, alcune cose devono essere automatizzate. E anche per quello che ho un pack un pochettino tecnico, diciamo, per Mindtest. Perché se no di base Mindtest Vanilla devi fare tutto a mano e nerdare come un nerd, ma proprio di quelli della peggior fattispecie, insomma. No, non che i nerd siano una cosa negativa, anche perché sono il primo a dire di essere nerd. Comunque, allora, io direi che visto che è una questione che si può fare abbastanza in fretta, questo abbiamo bisogno di un pistone, un mese pickaxe, so come si fa. Il mese con. Dovrei averne un paio, di mese con. Sì, infatti, un, due.
Poi prendendo il ferro, del forro, del fifufa, una. Poi facciamo, allora, legno ne abbiamo, ce n'è avanzato un sacco dalla costruzione là. Cobblestone ne abbiamo, neanche tante cobblestone, dovremmo andare a prenderne un po' giù di sotto. Tanto là sotto siamo pieni, abbiamo credo quasi piene due chest di quelle di coppa. Allora, per il coso ci servono i Maze Crystal, se non sbaglio, per il pickaxe. Quindi facciamo così. Dunk qua. Ok. Abbiamo bisogno di due legno e quattro stone. Ecco, la stone non ce l'abbiamo, quindi andiamo a prendere. Prendiamo anche un po' di cobblestone, visto che ne abbiamo poca. Thank you. We are here. We are here. Infatti ce n'è parecchia di cobblestone di sicuro, non manchiamo di cobblestone. Anche se di sicuro facessimo un query ne avremmo di più, ma quello che non mi, per cui non mi piace il query in Mindtest, per cui credo che non lo farò, è che scava solo 100 blocchi in basso, insomma, e per essere in una zona interessante dove c'è mitra, mese, silver, eccetera, eccetera, bisognerebbe farlo sotto. Per farlo sotto non hai solar panel, dovresti consumare del carbone o comunque della legna, e è un casino da piazzare, insomma, da fare il tutto, e quindi non è un granché, insomma. Dice perché, cioè, io ho chiesto del perché hanno deciso questa cosa, no? Quello di farlo per forza solo di 100, no? Mi ha detto, vabbè, ma anche se scavi all'inizio trovi comunque delle risorse che ti servono. Ma che trovi ferro, carbone e cobblestone? Neanche dirt, tra l'altro. No, beh, dirt i primi livelli, però. Cosa? Ah, no, è tipo così. E così, Nespa? No, ah, no, perché aveva la Stone, come, ah, 4 di stone, tra l'altro. Sto diventando vecchio. Perdonatemi, però, scusate, ho dormito 2 ore stanotte. Però sto cercando di fare il possibile. Tra l'altro, potrebbero esserci delle ripercussioni per i video della prossima settimana, perché solitamente li registro di domenica o comunque nel weekend. Però, assolutamente, avendo dei problemi appunto per la programmazione e dei vari impegni, in più domani devo uscire con la mia ragazza e non è che posso dire alla mia ragazza: ehi, scusa, devo registrare per YouTube, ggg. No, io voglio metterlo da un altro lato, però questo, sai? Tanto sembra che abbia un output qua dietro. Se io lo metto così, no, devo metterlo al contrario. Quindi allora facciamo una cosa di questo tipo. E poi facciamo una cosa di questo tipo. Ok. Adesso ha bisogno di un segnale di Mazecon, forse, per funzionare. Ma non ne sono sicuro. Diciamo che non ho mai fatto quello. Sto un po' sperimentando con voi, ma ben venga, nel senso, vediamo un attimo insieme, miei cari, per vedere se risolviamo qualcosa. Se tutto va bene, dovrebbe. No. Perfetto, e me li ha droppati qua. Not bad, not bad. Quindi questa, quando cresce, verrà distrutta dal Node Breaker. Fammi vedere, aspetta, se io prendo questa, la piazzo, va bene, avevo già, e la piazzo qua, cosa succede? Perché niente? Forse devo aggiornarlo? Devo forse fare tipo un sistema timer? Ah sì, quando va avanti rompe il blocco là. Quindi con la Mazecon che cosa abbiamo che possiamo utilizzare?
mese con qualcosa che si attivi e si disattivi ogni tot tempo. Un layer? Non proprio. Player detector? No, watcher turbine. Questi sono dei gate. Lua controller? No. Sticky piston, microcontroller, movestone, sticky movestone. Il noteblock, piston switch, sticky power plant, stone pressure. Il power plant come funziona? Mi pare che sia tipo come una torcia di redstone, però è diversa. Perché questo? Blinky plant. Tre di questi due blinky significa lampeggiare, quindi potrebbe essere ciò che serve a noi. Vediamo un attimo, carissimi ragazzissimi. Un, due, tre. Tanto di sapling non abbiamo problemi. Un, due. Ah, tra l'altro, bei bimbi. No, niente. Sono indeciso se fare anche oggi il gioco, ma ci devo pensare. Per vedere se. Allora, aspetta. Sì! Sì. Perfetto, ragazzi, questo è epicissimo! Ciò vuol dire che possiamo farci una bellissima farm di sugarcane, togliendo magari qua le sugarcane. No, qua le possiamo anche lasciare. Possiamo fare una farm di sugarcane da qualche altro posto. No, là no, perché ci metto quello. Qua dove ci sono gli alberi, qua dietro gli alberi. Non lo so, deve essere in una zona comunque che resti cianclodata. Perché non qua dietro, per esempio? Sì, potrei fare un sistema qua dietro con una serie di Nodebreaker e Sugarcane, un Adjustable Vacuuming Pneumatic Tube Segment CCC, e che appunto collezionano tutte le Sugarcane e le mettono via. Il node breaker funziona anche con funziona anche con questi, suppongo, eh? Però il problema con quelli è che non ripianta e quindi bisognerebbe. No, questo è un pistone, stupido che sono. Bisognerebbe ripiantarli, in più può romperlo anche quando non è maturo, diciamo. Tra l'altro sì, esiste la Vren, no, Vren, c'è la Switcher, come si chiama? Il problema è che non c'è un detector per segnalarmi quando quello è maturo oppure no. Se faccio così. No, aspetta un attimo, posso applicarglielo? So no. Ok. Sì, ok, lo raccoglie. Però il problema è che non lo pianta. Perché non ho un qualcosa tipo un autonomous activator, diciamo, per. Come nelle mod, diciamo, di Minecraft per però potremmo fare una farm semi-automatica con un'infinità di node breaker che mi rompono tutto il grano quando li attivo. Il grano viene aspirato, i semi, e poi dopo devo solo ripiazzare i semi. Potrebbe essere una cosa effettivamente interessante fare lo stesso per il cotone, così che una volta ogni tanto, quando vedo che è cresciuto, passo con i node breaker e sfascio tutto. Potrei mettere i node breaker qua sopra l'acqua. Mettere un sistema di vacuuming, hopping qua. Qua node breaker, qua vacuum, qua breaker, qua vacuum. Così dimezzerei lo spazio coltivato in realtà.
Però no, non è detto perché potrei fare il vacuum qua sopra a un livello più in alto. Però questi come li raccolgo? Dovrei mettere dei vacuum da un'altra parte. Qua. A questo punto dovrei mettere uno acqua, 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 uno acqua. Ciò vuol dire che allora uno acqua diminuisce perché sono così ogni 6 blocchi sono 4 di coltivazione, mentre altrimenti sarebbero 1, 2, 3 e mezzo. Sì, ci perdo mezza coltivazione ogni 6 blocchi, diciamo. Tra l'altro questa cosa non posso neanche farla sottoterra per risparmiare spazio perché non funzionerebbe, ma credo che una cosa di questa dimensione possa essere comunque discretamente significativa, insomma, come grandezza, no? Cioè, una volta che la semi-automatizzo posso raccogliere molto più facilmente e ripiantare molto più facilmente, quindi la questione si fa interessante. Mentre per le bacche qua non posso fare nulla, perché vanno assolutamente. No, aspetta, il node brick. Perché quello toglie il cespuglio solo in caso di. Solo in caso di utilizzo con pala. Il node breaker probabilmente quindi no, rompe quello. Adesso possiamo provare a vedere se il node breaker lo rompe oppure no. Tra l'altro credo di stare sforando con i tempi. Però io spero non me ne abbiate male. Anzi, sto facendo il possibile per farvi qualcosa di un episodio insomma un po' interessante. Ecco, nonostante abbia dormito un'ora e mezza e io voglia tipo morire adesso, però. Ecco, no, abbiamo scoperto che l'ha rotto. E non l'ha neanche droppato qua. L'ha proprio rotto e basta, quindi qua. Meglio non utilizzare questi. No. Dove me l'ha messo adesso quel cespuglio qua? Vorrei cercare di ottenerne due, per rimettere quello che si è fregato. Ok. Perfetto, direi che per questo episodio, oddio, sono 22 minuti, comunque sono contento di essere riuscito a registrarlo, adesso lo renderizzerò tipo il più velocemente possibile per riuscire a caricarlo. Sera magari e per pubblicarlo, oddio, non ce la farò mai. Questo verrà pubblicato domenica mattina perché adesso sono le 6:30. Tempo di rendering metti 2 ore, tempo di caricamento 4-5 ore. Io stasera dalle 8 alle 1 sono fuori casa. Quindi questo probabilmente uscirà domani domenica. Però, GG, ho cercato di fare tutto il possibile, ragazzi. Lasciate un like, please, visto che mi preoccupo tanto di farvi uscire il vostro bellissimo episodio di Mindtest. Dato questo è venuto un episodio anche molto interessante per me, perché apre molti sviluppi, diciamo, per il nostro futuro, insomma. Allora, vediamo un attimo. No, stavo guardando chi aveva risposto la scorsa settimana, ma ho bisogno di 2 secondi. Datemi 2 secondi! Vino! No, il vino non c'entra assolutamente niente, come potreste ben pensare, come qualcuno della ciurma può pensare, ma questo non è il mio account YouTube con cosa sto accedendo. No, voglio vedere il mio canale, sai, Gmazzetes, ecco appunto. Eh sì, io voglio vedere i commenti dello scorso video. Tanto sentitevi, cioè è un momento toccante, diciamo. Ok, ha vinto Xander 9000 Able.
Ah, che io ho sempre detto Xander Abel 9000. Vabbè, Xander 9000 Abel, Alessandro. E Imperatore Sam, cioè il nostro caro Sam, è arrivato per secondo. Quindi avanza di 2 il nostro Ale e di 1 il nostro Sam, che si fa un po' distaccare, insomma. Vabbè, comunque. Detto questo, la domanda per oggi, visto che non ho avuto assolutamente tempo per preparare un episodio fatto con come si deve, però la scorsa settimana vi ho fatto un bel episodio, è preparato con molto tempo, quindi non ditemi che non vi voglio bene. E poi quanto sono? Sono tipo 3 mesi che sono regolare con i video. Luglio, agosto, settembre, ottobre, sono quasi 4 mesi, insomma, che sono regolare con i video. Quindi io vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio. La domanda di questa volta è: fatemi una domanda voi. Che ne dite? Se volete fatemi una domanda, altrimenti GG, non importa, potete scrivere qualsiasi cosa nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, lunedì, spero di riuscire a far uscire Child of Light, lunedì è domani, per voi probabilmente, per me è sabato oggi, quindi dopodomani, però per voi che vedrete questo video sarà domani, o magari sarà già passato. Beh, basta dire cavolate. Insomma, ci vediamo lunedì con Child of Light, che vi invito a vedere. Vi invito a lasciare un mi piace, almeno 3, sarebbe davvero bello, almeno 3, quindi guarda qua sotto l'indicatore, se non ce n'è 3. Pollice in su, lasciare un commento, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto per entrare nella nostra bellissima ciurma. E se per caso voleste, mi potete trovare su Facebook, il link in descrizione. Tra l'altro, sulla pagina Facebook avviso anche quando ci sono questi problemi, insomma, dei video, eccetera, eccetera. Infatti, per questo avevo avvisato. Solo pochi di voi sono iscritti alla pagina Facebook. Se per caso volete restare più aggiornati. Beh, il link è in descrizione. Si sta facendo giorno, credo che siano passati quasi 30 minuti. Non ce la farò mai a renderizzare questo video entro stanotte. Però, ciao a tutti.